Senti, assessore, cosa è emerso da questo tavolo, da questo confronto con gli amministratori per quanto riguarda le infrastrutture, sul territorio? Abbiamo fatto una ricognizione che è partita da quello che era già emerso al tavolo territoriale dello scorso 15 aprile, e l'abbiamo integrata scendendo nel dettaglio delle varie opere stradali, ferroviarie, di mobilità ciclistica, di navigazione dei nostri laghi, di intermodalità che sono necessarie per il potenziamento infrastrutturale del nostro territorio. L'abbiamo fatto con il contributo della provincia, dei comuni presenti, della stessa categoria, e abbiamo deciso di raccogliere tutte queste sollecitazioni in un dossier infrastrutture che verrà integrato dagli uffici della provincia e dell'assessorato alle infrastrutture della regione con i tempi e i costi e il livello di progettazione di ciascuna opera, così da costruire una sorta di quadro programmatico completo che ci permette di condividere le priorità di intervento, i tempi di realizzazione e le risorse che devono essere individuate. Ecco, priorità di intervento tra le opere, diciamo, principali, quali sono? Ma certamente la necessità di completare i collegamenti intorno a Malpensa, quelli più prossimi all'aeroporto, come la tangenziale di Somma, come la variante alla statale 341 a Samarate, ma anche quelli un po' più di respiro, come la prosecuzione del collegamento ferroviario da T2 a Gallarate e il triplicamento della linea ferroviaria da Gallarate a Rho. E poi tutta una serie di opere legate ad Altransit, che riguardano in particolare il nord della provincia, l'eliminazione dei passaggi a livello e il potenziamento delle linee ferroviarie di adduzione, e infine una serie di opere stradali, sia locali, penso al potenziamento della Vergiate Besozzo, piuttosto che di più ampio respiro anche qui, come il completamento del secondo lotto della tangenziale della Pedemontana e della Pedemontana stessa, o la ripresa dell'idea della Varese Comolè. Ecco, sono interventi che questi e gli altri che sono emersi al tavolo permettono di definire un disegno completo delle necessità infrastrutturali, anche con l'obiettivo di evolvere verso forme di mobilità più sostenibile. Per questo grande attenzione alla mobilità ciclistica e grande attenzione alla mobilità ferroviaria.